catena di comando del comandante supremo alleato dell'Europa, e il quale prende gli ordini ovviamente nella catena di comando statunitense. E poi operativamente quest'anno la forza disposta è sotto il comando del comando, agli ordini del comando congiunto alleato di Napoli, il quale è agli ordini di un ammiraglio statunitense che è allo stesso tempo comandante alleato con il quartier generale alla Patria, ma poi è allo stesso tempo anche comandante delle forze navali statunitensi in Europa, delle forze per l'Africa e anche della forza per il Kosovo. Cioè, quindi addirittura questo ha quattro cappelli di comando. Questa è la forza di risposta. Qui c'è un punto che non è semplicemente tecnico, se ci ripetiamo. Ora sta creando al suo interno una forza ad altissima prontezza operativa. Cosa vuol dire? Una forza più agile, si dice 5.000 uomini, ma sono informazioni relative, in grado di praticamente essere proiettata ovunque, e proprio detto chiaramente, ovunque, in qualunque momento, nel tempo massimo di 48 ore. Ora, cosa vuol dire, se riflettiamo un momento, che nessuna decisione potrebbe essere presa nei parlamenti dei paesi NATO, al di fuori, quindi quelli sotto gli ordini degli Stati Uniti, perché in 48 ore non c'è il tempo possibile. Quindi in pratica la guerra diventa qualcosa di automatico. Noi abbiamo delegato in pratica a questa entità che ci incambia, abbiamo delegato praticamente la stessa dichiarazione di guerra, che ormai non si usa più. Cioè noi, se vi ricordate la guerra contro la Jugoslavia, ma ora siamo molto più avanti in questi meccanismi automatici, ci ricordiamo che mentre gli aerei erano in volo e stavano bombardando, il Parlamento italiano stava ancora a discutere sulla guerra, ma qua era scattato. La cosa ora si fa scattare in 48 ore, e in 48 ore ci troviamo in guerra. Contro chi? Molto chiaro. Da un lato, la Russia, un nuovo pericolo, un tempo c'era l'Unione Sovietica, ora c'è la Russia, e dall'altro paesi del Nord Africa, paesi del Medio Oriente, eccetera. Naturalmente l'Iran, nonostante gli accordi che sono stati fatti sul nucleare, resta sempre nel limite. Poi la strategia va bene. La Russia, cosa avviene? La Russia parte con una crisi profondissima, politica, economica, un vero e proprio diciamo scollamento di tutto quello che fino a quel momento aveva tenuto coesa gran parte, la maggioranza della popolazione, uno sbandamento totale, con Yeltsin abbiamo già detto che praticamente è l'uomo di fiducia in un ambito poi già corrotto che prevede fino a tutto quello che fanno, vogliono. Ma a questo punto c'è nella società russa qualcosa che cambia. Ci vorrebbe molto tempo a descrivere, non possiamo riassumere in poche battute, cioè si crea una consapevolezza, che bisogna dire basta. Cioè gli oligarchi, alcuni oligarchi stavano per svendere alle multinazionali statunitensi e occidentali l'intera industria energetica russa, per esempio. Quindi a un certo punto c'è qualcosa che si muove nella società e questo qualcosa assume i connotati in pratica, anche se non è dichiarato, di un largo fronte che va dai comunisti fino alla Chiesa ortodossa, fino a diciamo, i movimenti settori nazionalisti, e trova questo fronte la figura leader in Putin. Chiarissimo. Ora, dico queste cose perché la Russia fa vedere che dice ante al tentativo di fare qualcosa come hanno fatto con la Jugoslavia, che però non assolutamente tende a acuire
i rapporti né con gli Stati Uniti né con l'Europa, in particolare con l'Europa, con l'Unione Europea. Dico la Russia intendendo non qualcosa che si possa intendere, sì, dopo tutto è la Russia che in qualche modo incorpora l'Unione Sovietica, no, la Russia oggi, la Russia degli oligarchi, dei poteri forti, questo sia chiaro, ma che non ha nessun interesse a arrivare a una crisi in Europa, con l'Unione Europea a cui vende il gas, da cui importa macchinari, prodotti alimentari, con cui intesse tutta una serie di rapporti che vanno al di là, sono rapporti anche politici, culturali, eccetera. Ma questo viene visto chiaramente come un pericolo da voce. E qui traspariva anche dalle parole dell'esperto che aveva fatto il pericolo da voce. Ecco, se la Russia si avvicina troppo, si lega con accordi eccetera, con potenze come la Germania e altro, cosa può avvenire? Che perdiamo il controllo della situazione. E allora bisogna cambiare la situazione. In che modo? Rimane nell'allargamento della NATO est un paese in mezzo che è l'Ucraina. L'Ucraina viene penetrata subito da quando diventa Stato indipendente nel 91, viene penetrata subito dalla NATO. Attraverso molteplici strumenti, pensate che il grosso degli alti ranghi delle forze armate ucraine ormai ma da tanti anni vengono formati nelle scuole, nelle accademie NATO, sia negli Stati Uniti che in Europa. Basta dire. E poi c'è una serie di rapporti, organizzazioni non governative che in effetti sono emanazioni dei dipartimenti di Stato, della CIA, che arrivano con le tasche piene di milioni di dollari, eccetera. In pratica c'è una penetrazione fortissima. Quindi l'Ucraina di fatto, intendo come potere, anche con l'ultimo presidente, era fondamentalmente sempre più legata all'Occidente. Non solo, bastava aspettare le successive elezioni dopo Yanukovych, sicuramente. Yanukovych aveva detto altre, noi vogliamo rimanere in buoni rapporti con la NATO, ma non pensiamo assolutamente di entrare nella NATO. Bastava attendere un ricambio e dopo sarebbe venuto sicuramente un presidente che avrebbe detto sì, a me va bene, ma lo ci volete, noi andiamo in una marcia. Ma a quel punto avviene la spalla. Uno si chiede perché evidentemente si usa l'Ucraina come una sorta di clava diretta contro la Russia, chiaramente. E allora cosa si fa? Ci sono prove documentatissime, fotografiche, eccetera, che si inizia con addestrare gruppi neonazisti, e dove li addestrano? In Lettonia, per esempio. Ce l'ho io, documenti fotografici di addestramento di giovani di destra, ma di ispirazione nazista, addestrati in Estonia nel 2006. Quindi si addestra una cosa, al sabotaggio, a muoversi soprattutto nella periferia urbana, eccetera. Si creano forze paramilitari. Ed ecco che al momento in cui in piazza Maidan c'è una protesta di piazza motivata perché il grosso di chi andava lì protestava contro la corruzione del governo, eccetera, eccetera, improvvisamente quella manifestazione di piazza si trasforma in un inizio di guerra interna. Cioè si comincia a sparare, cecchini dai palazzi intorno sparano metodicamente e uccidendo un poliziotto manifestante. Negli ospedali di Kiev vengono fuori le prove che quei proiettili venivano dagli stessi fucili di precisione, gli stessi. Quindi c'erano sniper, cecchini che sparavano volutamente a questo e a quello per seminare la maggiore confusione possibile. La spallata riesce, il presidente che era stato regolarmente eletto così da fuggire, e la spallata prosegue, i gruppi neonazisti, le formazioni neonaziste ormai organizzate in battaglioni, tipo il battaglione Azov, sfondano per andare a
regolare i conti con gli odiati russi di Ucraina, no? Russi di Ucraina orientale in Crimea. I russi di Crimea prendono immediatamente in mano la situazione, cioè organizzano la resistenza, organizzano il referendum e si distaccano da Kiev. E nel Donbass, eccetera, avviene quello che non sto a raccontarvi perché lo sapete benissimo. La resistenza, lì c'è una resistenza di popolo, c'è una resistenza di popolo. Bene, la situazione attuale è questa. Noi abbiamo oggi una Ucraina che in pratica sta partecipando alla Violent Juncture 2015, le forze armate ucraine, pur non essendo membri della NATO, ma classificate come partner premio africano, no? Kiev. Il governo di Kiev ha messo fuori legge il comunismo, non il partito comunista, proprio il comunismo. Quindi se qualcuno professa in Ucraina oggi delle idee che in qualche modo possono rifarsi al comunismo, commette un reato, può essere incarcerato e processato. Questo è il diritto che fa. Questo è il diritto che fa. Formalmente si dice anche contro il nazismo, quando invece i battaglioni neonazisti tipo l'Azov e altri non solo si sono organizzati ufficialmente come guardia nazionale, attenti non sotto il Ministero della Difesa ma sotto il Ministero degli Interni. Peggio ancora, siamo in pratica una situazione in Ucraina che ci ricorda quella dell'avvento del fascismo in Italia, quando è stato assaltare le tipografie, le case del popolo, le aggressioni continue. Siamo a quel livello, perché questa gente, tra l'altro poi, dato che ha gli smartphone, eccetera, si può filmare tutto, si gloria di questo.